Professoressa Ossi Prandi, prorettrice dell'Università di Parma. Prego. Allora, innanzitutto la mia voce diventa, diciamo, uno strumento di saluto e condivisione di questo strategico momento formativo da parte del magnifico rettore professor Borghi. Il prossimo varo di questo corso interateneo in scienze tecniche psicologiche è frutto di un intenso iter di confronto culturale e intellettuale fra i due Atenei di Parma e di Modena Reggio. Come è nata questa idea, l'idea di questo corso interateneo in ambito psicologico? Credo che si possa riassumere come l'esito di un comportamento assolutamente virtuoso. Comportamento virtuoso che ha seguito le direttive e le linee guida imposte dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. In primis, in un'ottica di spending review e di valorizzazione e qualificazione della didattica erogata, favorendo azioni di miglioramento ai servizi dello studente e promuovendo in modo contestuale l'integrazione territoriale anche al fine di potenziare la dimensione internazionale della ricerca e della formazione. In secondo luogo, rispondendo ai nuovi approcci metodologici, seguendo e anche configurandosi proprio sulla base delle direttive proposte, oltre che dagli organi ministeriali stessi, dall'Europa, in tema di modernization of higher education, secondo la strategia 2020, anche in perfetta sintonia con il processo di Bologna. Quest'ultimo aspetto risulta concretizzato nella modalità di erogazione della didattica attraverso un approccio di tipo blended, come è stato sottolineato dal magnifico rettore. Ritengo fondamentale e importante sottolineare come il piano formativo del corso sia stato organizzato e architettato in modo tale da soddisfare tutti i requisiti EuroPsi. Di che cosa si tratta? Si tratta di una certificazione europea in qualità della psicologia, capace di fornire uno standard di formazione accademica e training professionale spendibile proprio a livello europeo. Indubbiamente la chiusura della precedente triennale erogata dall'Ateneo di Parma e il conseguente rischio di scomparsa della psicologia nel suo complesso, proprio nell'area strettamente prospiciente l'Emilia Ovest, è stata considerata con estrema preoccupazione non soltanto dagli enti ma anche e soprattutto dalle organizzazioni pubbliche e del terzo settore che si occupano di psicologia e si occupano delle tematiche del disagio che, come voi sapete, oggi è sempre più, queste strutture risultano sempre più coinvolte soprattutto in ragione dell'attuale stato, diciamo, di crisi socio-economica. Particolare attenzione quindi in fase di stesura del piano didattico e degli obiettivi formativi è stata data al rapporto proprio con il territorio e questo è un aspetto che mi preme sottolineare. Viene garantita allo studente un'ampia scelta per quanto concerne l'attività di tirocinio, quest'ultima garantita dalla presenza presso l'Università di Parma di un servizio tirocinio in psicologia che ha maturato negli anni una notevole esperienza procedurale sia in fase di attivazione delle convenzioni stesse con enti esterni all'Ateneo, ma anche e soprattutto in fase di affiancamento agli studenti nel momento in cui essi debbono scegliere le strutture o gli enti presso i quali svolgere la loro attività di tirocinio. Infatti, sulla base della pregressa esperienza formativa, proprio in ambito psicologico, il nostro Ateneo diciamo che vanta più di 1.500, per l'esattezza 1.553 convenzioni in area psicologica, che vedono coinvolte strutture esterne pubbliche e private, oltre che cooperative sociali, chiaramente previo avallo da un lato delle commissioni paritetiche e dall'altro dell'Ordine dei Psicologi. La maggior parte delle convenzioni è stata attivata in Emilia-Romagna, 809, quindi il 51% di queste convenzioni gravita proprio in Emilia-Romagna. Il 25%, che corrisponde a circa 390 convenzioni, è stato stipulato nella regione Lombardia, mentre la restante quota parte è suddivisa, diciamo, fra le regioni limitrofe, Liguria, Toscana, Veneto, Puglia, pur avendo delle convenzioni attive su tutto il territorio nazionale. Ed ora, giusto perché sto dando un po' i numeri, non in senso lato, spero, in riferimento al corso triennale laurea triennale Scienze, Tecnologie e Psicologiche, relativamente i miei dati sono chiaramente recuperati dal Ministero, relativamente all'anno 2012-2013 gli iscritti a livello nazionale risultavano essere 37.255, mentre in regione corrispondono a 1.712 unità. Quindi questo ci dà un'idea anche dell'attrattività che potremmo eventualmente garantire con questo nostro corso. Con riferimento invece alla laurea magistrale, LM51, i valori riferibili alla situazione nazionale sono 18.345 studenti, quelli in ambito regionale invece sono circa 900 studenti. Mi preme sottolineare che chiaramente, come anche probabilmente prevedibile facilmente, la maggior parte di questi studenti sono soggetti di sesso femminile.
Allo stato attuale abbiamo attive presso il nostro Ateneo di Parma due corsi di laurea magistrale, nei quali noi chiaramente auspichiamo fluiscano le future laureate e i futuri laureati di questo nuovo corso di studi. Il primo è Psicologia dell'intervento clinico e sociale, che afferisce al Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società, e il secondo invece è quello di cui è del quale è presente il direttore, Psicobiologia e Neuroscienze Cognitive, che afferisce appunto al Dipartimento di Neuroscienze. Ora brevemente, senza tediarvi, siccome noi partiamo da un processo formativo che prende inizio oggi da questa laurea triennale interateneo, ma che noi ci auspichiamo abbia come esito finale naturale quasi un eventuale magistrale. A Parma noi siamo in grado appunto di gestire questi due corsi. Il corso di laurea magistrale in psicologia dell'intervento clinico e sociale risponde alla crescente domanda di progettazione, gestione e valutazione degli interventi psicologici. Tale domanda proviene da numerosi contesti e istituzioni che operano nell'ambito dell'educazione, che rispondono ai bisogni sociali, oppure che si muovono nell'ottica di psicologia della salute, con particolare valenza proprio nell'ambito delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e centri di riabilitazione. Sull'altro fronte abbiamo il corso di psicobiologia e neuroscienze cognitive, che chiaramente risulta garantito soprattutto dall'attività curricolare dell'Ateneo di Parma. L'Ateneo di Parma vede nelle neuroscienze uno dei suoi settori di punta nell'ambito della ricerca, proprio a livello nazionale. Questo corso intende fornire una preparazione di carattere multidisciplinare nell'ambito delle scienze che studiano i processi mentali individuali e la loro base biologica. In particolare, il corso si propone di formare figure professionali in grado di accedere alle specializzazioni in psicoterapia, oppure in grado di operare proprio direttamente come psicologo nelle strutture sanitarie assistenziali, pubbliche e private, cooperando con gli operatori sanitari, le famiglie, ma in particolare proprio con le comunità stesse. Ora, per concludere, vorrei fare riferimento a uno dei padri della psicologia, citando Sigmund Freud. Esso affermava: un uomo come me non può vivere senza una mania, una passione divorante o, per dirla con Schiller, senza un tiranno. Io ho trovato il mio tiranno e per servirlo non conosco limiti. È la psicologia. Quindi a questo punto il mio augurio, che poi credo che sia l'augurio che tutti ci facciamo, è di essere completamente asserviti alla psicologia. Bene.